Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi ripassiamo i participi passati dei verbi irregolari più utilizzati nella conversazione. I participi passati sono estremamente importanti perché compongono tutti i tempi composti. Allora, ovviamente questi verbi vogliono avere, essere come ausiliare oppure entrambi, dipendentemente dalla struttura della frase. Adesso io sulla lavagna scriverò solamente la forma base al maschile singolare, però sappiate che nel caso in cui il verbo voglia l'ausiliare essere, poi il participio passato deve essere accordato al soggetto. Allora, iniziamo. Accendere, acceso. Accorgersi, accorto. Andare, andato. Per esempio, qui andare vuole essere come ausiliare, quindi sarà andato, andata, andati, andate. Anche qui accorto, accorta, accorti, accorte. Va bene, eccetera, eccetera. Aprire, aperto. Avere, avuto, bere, bevuto, cadere, caduto, cadere, caduto, chiedere, chiesto, chiudere, chiuso, conoscere, conosciuto, correre, corso, crescere, cresciuto, cuocere, cotto, dare, dato, dire, detto, discutere, discusso, dovere, dovuto, essere, stato, fare, fatto, leggere, letto, mettere, messo, morire, morto, nascere, nato, offrire, offerto, perdere, perso, piacere, piaciuto, piangere, pianto. In ogni caso, se avete bisogno di più tempo, mettete il video in pausa. Non sono finiti qui i verbi, eh? Ne dobbiamo vedere altri, ce ne sono altri. Allora, qualcuno ha deciso di cominciare a tagliare l'erba fuori. Adesso, in questo momento, purtroppo non posso aspettare per registrare quest'altra parte del video, perciò mi dispiace se si sente il rumore. Potere, potuto, prendere, preso, ridere, riso, rimanere, rimasto, rispondere, risposto, rompere, rotto. Salire, salito, sapere, saputo, saputo, scegliere, scelto, scendere, sceso, scrivere, scritto, spegnere,
spento, stare, stato, tenere, tenuto, uscire, uscito, venire, venuto, vincere, vinto, vivere, vissuto, volere, voluto. Allora, non so se l'ho detto prima, ma il fatto è che io sono in una biblioteca, sono nella biblioteca del paese e perciò diciamo che sono io che devo adattarmi a ciò che succede intorno a me. E siccome i rumori della vita ci sono, purtroppo non posso fare altro che farmi andare bene quello che posso fare in questo momento. In ogni caso, è stato molto divertente perché abbiamo riutilizzato la lavagna dopo tanto tempo.